Buongiorno. Che nevicato! È tutta la notte che nevica, sempre più bianco! Mi sembra il cucciolino lì. Chi è il cucciolino? È quello morbidente. Coccolino? Coccolino. Ma cosa c'entra Coccolino adesso? Non lo so, sempre più bianco. Sì, è più bianco. Ne vado, ma purtroppo. Vuoi andare a giocare con le palline? È rigorosamente senza guanti. Non so. Ma io non me li metto, so. Cioè, la neve è appena caduta, cioè sta ancora cadendo. Butti alla pera e ananas. Peccato che non c'era quella al mango. Con la bocca sporca. Il cioccolato. Sta nevicando, non si vedrà sempre niente, però sta nevicando ancora, continua a nevicare, guardate un po' tutta la neve che c'è su questo muretto, tanto per avere l'idea. Ragazzi, è tutto bianco, tutta questa è venuta questa notte. Guardate come soffice. E noi siamo di valigia, siamo di partenza. Avevamo il transfer per la stazione, ma noi ci vogliamo godere, a parte il disagio, ci vogliamo godere la neve fino alla stazione. Nevica, ma non so se si riesce a vedere che nevica. Se si può vedere, ahia, se si può vedere forse i fiocchi qui, ma non so se si vedono. Infatti vedete i fiocchi che si fermano. Infatti abbiamo i dopo sci, gli aghi li abbiamo messi nella borsa, perché se no sta pulendo appena adesso le strade. Però vedete, cioè con gli ag ci siamo venuti l'altro giorno con gli ag, però era un po' più pulita questa notte, non sono ancora riusciti a pulire nel centro storico. Sì. Oggi è sì, sta nevicando ancora adesso, ma hanno messo ancora oggi e domani neve, ma è bellissima la sensazione di quando nevica. Cioè è bellissima, l'avevo già vista ovviamente, però è molto bella, è una sensazione che ogni volta dà sempre dell'emozione.
E niente, cioè si poteva passare, sì, però avendo i dopo sci preferisco usarli, voglio dire, e poi me li cambio arrivati dalla macchina. Adesso dovremo prendere il treno e avremo 2 ore di cammino con il trenino del Bernina. Allora si vedono i fiocchi, vedete sul mio, sul pelo, li vedete? E sta nevicando. Stanotte è venuta giù ben bene, eh? Da ieri sera, da ieri è iniziato a nevicare alle 5, minuto più, minuto meno. Guardate come sta venendo, come se non ci fosse un domani. Questa qui è caduta stanotte. Vedete che i mezzi passano adesso, però cioè ce n'è, sì che la spostano, cercano di pulire, però continua a scendere. Poi avendo anche la valigia, che le ruote non camminano sulla neve, su quei tetti delle casette, delle... guardate gli uccellini. Perché freddo, poi fai morire freddo. Amore, 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 mi è andata dentro il collo, toglimela! Amore, mi è andata dentro il collo, toglimela, toglimela! Te la tieni, ma come la tieni, brucia! Quella è fredda. Fredda! No, forse è fredda. Freddissima! E mi è andata come una scema sulle palle. Adesso vedo sempre la valigia in giro. I bambini, che cosa? Abbiamo fatto l'isola. Che isola? Portaborse, attaccaborse, per la telecamera l'hai presa. Ah, le mie mani. Vieni un attimo a te. Che cosa? Telecamera. Sì. Ragazzi, le mie mani stanno cadendo. Mi sono tirata la neve da tutte le parti, dentro, persino dentro qua, si è andata. Poi siccome sono nana e la neve mi arriva al ginocchio, ma i mammut arrivano un po' sotto, quindi c'ho anche i jeans bagnati, insomma. 2 minuti da idiota, però mi sono divertita! Andiamo! Verso la train station, sempre con la nostra borsa da Bialetti, cioè che proprio non so cosa ci è venuto in mente quella mattina di prenderla. Sì, no, l'ho presa perché è grande, cioè è larga, però... Se guardate anche in stazione i binari come sono conci di neve. Cioè guardate, tutti i binari, cioè non si vedono praticamente dalla neve che c'è. E là ci sono i mezzi piccolini che stanno cercando di pulire almeno le rampe e i punti più di passaggio, ma continua a nevicare, quindi diciamo che stanno iniziando adesso, ma non so quanto dureranno, perché... E guardate St. Moritz, che sembra una cartolina. Nel frattempo è arrivato il nostro treno, che è questo qui. Nel frattempo ho perso Marco. Ah, è là. È arrivato il nostro treno. Termina. Vedete che iniziano a spadare adesso, però
Neve, neve, scende giù dal cielo, la neve scende giù, tanta neve, tanta neve, scende giù, scende giù. Siobhanina is the Russian railway's highest station at 2,253 meters. Tutta la neve scende giù dal cielo, tutta neve scende giù dal cielo, tutta neve scende giù dal cielo. Scende giù, tutta neve al cielo. Cielo. Scende giù, tutta neve al cielo. Al cielo. Eccoci qui, siamo scesi dal treno già da un po' e era nevicato anche dove abbiamo parcheggiato la macchina. Insomma, è nevicato anche a Tirano, ovviamente non tanto come in montagna, però insomma è nevicato stanotte anche lì. E abbiamo preso la macchina, ci siamo tolti dopo sci, abbiamo di nuovo i nostri aga ai piedi e tutto, e ci siamo diretti verso la strada normale. Abbiamo costeggiato, abbiamo fatto tutta la Valtellina, non tutta, però abbiamo fatto un pezzo di Valtellina, e poi abbiamo costeggiato il lago di Lecco, Como, Bellagio, eccetera. E ora siamo nella vicinanza, di, non lo so in questo momento, comunque ci stiamo dirigendo a Milano. Io non vi vedo più, non vedo più niente. Stiamo dirigendo a Milano e stiamo pensando di fare una piccola fermata ad Arese. Sì, visto che proprio ci passiamo davanti, perché abbiamo deciso di fare questa strada qua, che è diversa da quella che abbiamo fatto all'andata, ma abbiamo deciso di fare questa strada qua e visto che ci passo proprio davanti, perché no, voglio dire, bisogna proprio, voglio dire, no, non si può dire di no, e quindi faremo una fermata, un pit stop ad Arese, e vi farò un video speciale, forse, non lo so se riuscirò a registrare qualcosa, quindi sui salti di Arese. Poi il nostro programma non finisce lì, ma continua, perché questa sera ci sarà la partita dell'Inter, Inter-Roma, quindi se saremo ancora vivi, voglio dire, andremo allo stadio, e quindi continuerò e finirò il video normale. Stiamo andando in direzione dello stadio, è presto perché sono le, aspettate, sono le 6:30, ma noi dobbiamo registrare la tessera dell'abbonamento, quindi ci andiamo, ci rechiamo la prima per fare la coda, anche lì ci sarà coda, per fare la coda metterci comunque in fila per aggiornare e attivare l'abbonamento, e poi ci mangeremo un panino dal Mangiatromba, un bel panino con la salamella, porco e unto e bisunto, e poi partita. Però io sono morta veramente, cioè sono morta, prima che arriveremo a casa stasera c'è da ridere. Comunque insomma, ci vediamo allo stadio, a dopo.
profumo, la salamella. Peperoni e cipolle, il mio, liscio, il tuo, qual è il mio? La salamella. Quello Milano. Gallobomba? Sì. E ora mangiamo. Guardate che bello San Siro di